pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi ci occupiamo di una delle girl band più amate degli ultimi decenni, il gruppo giovane femminile per eccellenza forse, ovvero le Spice Girls. Nel 1996 pubblicano un singolo che diventa presto una delle loro hit più famose, ovvero Say You'll Be There. Si tratta del secondo singolo estratto dall'album omonimo Spice di debutto, scritto dalle componenti del gruppo insieme a Jonathan Bach e ad Elliot Kennedy. Naturalmente ha un sound molto dance pop con influenze funk e R&B, come quello di altre canzoni della band, e ha un tema amoroso. Si tratta infatti dell'invito delle cantanti ai rispettivi fidanzati a colpi di Say You'll Be There, ovvero dimmi che ci sarai, sottinteso quando ne avrò bisogno, il tutto però con il classico carattere e la tipica grinta delle Spice. Si alternano parti da soliste a quelle in coro come da copione. All'interno poi del brano c'è anche una parte rap affidata a Melanie B. Il singolo andò molto bene, vendendo 3 milioni e 600 mila copie, delle quali 940 mila soltanto nel Regno Unito, dove ottenne il disco di platino. Nonostante il singolo precedente, Wannabe, che era anche quello di debutto, avesse riscosso enorme successo, anche con questa canzone le Spice si imposero, tant'è che agli MTV Music Video Awards del 1997 il video del brano vinse nella categoria. È ambientato in un ideale deserto dove le ragazze arrivano a bordo di un'auto americana d'epoca e dove iniziano a cantare e ballare fino all'arrivo di un ragazzo, poi seguito da un altro, che rappresenta insomma il fidanzato, la sua figura. Va anche ricordato che proprio nel 1997 le Spice Girls erano entrate nel libro del Guinness dei record di vendite per un singolo nella prima settimana, grazie alle oltre 200.000 copie proprio di Say You'll Be There. Va infine ricordato come questo singolo arriva dopo 2 anni dalla formazione della band, che in carriera ha totalizzato qualcosa come 75 milioni di singoli venduti. Sempre in carriera, prima dello scioglimento tra il 99 e il 2001, sono 4 gli album pubblicati e 11 singoli, ai quali si aggiungono poi i vari progetti solisti, a partire dal 98. Ricordiamo anche nel 2007 la reunion della band per salutare i fan, mentre nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra, le Spice si sono esibite insieme durante la cerimonia dell'evento. Il no di Victoria Beckham e di Mel C, però, ha impedito in seguito qualsiasi progetto di ritorno musicale insieme.